Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink. Abbiamo ottenuto dei meccanismi di compensazione con i ritorni di Dublino e soprattutto la cosa che, alla quale ne diamo maggiore importanza è il fatto che abbiamo rifiutato ogni possibile compensazione in denaro, perché non ritenevamo che la dignità del nostro paese potesse mettere in campo soluzioni di questo tipo. Abbiamo voluto che quegli impegni in denaro che dovessero assumere i paesi che non accedono a dei meccanismi di solidarietà diretta dovessero confluire in un istituendo fondo. Germania sa che senza ovviamente l'Italia, le nazioni considerate di frontiera, cioè quelle che sono alla frontiera marittima europea, è molto più difficile avere una politica europea sulla migrazione che funzioni meglio di come funziona quella attuale. Sono fiducioso che noi per le sfide dei rifugiati e dei migranti noi troveremo un'Europa con una risposta comune europea, e allo stesso dobbiamo gestire l'immigrazione per fare in modo che ci siano anche degli accessi, dei corridoi legali per il personale qualificato, ma questo vuole anche dire che chi non ha diritto a rimanere deve tornare nel proprio paese e anche poterlo fare, quindi è importante avere una collaborazione affidabile con i paesi di origine e di transito. Desidero sottolineare la preziosa opera della Capitaneria di Porto, del Corpo delle Capitanerie, con il quotidiano e tenace impegno di controllo dei flussi migratori via mare e con il doveroso e meritorio soccorso ai migranti in difficoltà nel mare. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, torna in primissimo piano la questione migranti, che era stata, diciamo, un po' oscurata da altri temi, tra questi il PNRR. Che è successo? È successo che ieri c'è stata una lunghissima riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea in Lussemburgo, tra tensioni, stop and go, e alla fine è stato trovato un accordo sul patto per le migrazioni e l'asilo. Anche l'Italia, lo dicevamo proprio ieri mattina, che in un primo momento insomma sembrava avesse bloccato i lavori, alla fine ha votato a favore. Hanno votato contro invece l'Ungheria e la Polonia, e questo, diciamo, è anche, poi ne parleremo, un segnale forse politico. Si è parlato, si è sciolto il nodo sulla definizione dei cosiddetti paesi terzi sicuri, dove appunto trasferire i migranti illegali. Avete sentito le parole di grande soddisfazione del ministro dell'interno Piantedosi. Cercheremo poi di capire meglio come funziona questo meccanismo, che, diciamolo subito, è molto complesso, insomma non è semplice districarsi. In contemporanea alla riunione in Lussemburgo, il faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Meloni e il cancelliere tedesco Scholz. Anche qui al centro, diciamo, di questo incontro c'era la questione dei migranti, c'era la questione del nuovo patto di stabilità europeo, c'era tutta la questione che riguarda i rapporti commerciali tra l'Italia e la Germania. Su questa questione ovviamente è stata ribadita grande intesa. Sulle nuove regole europee, forse più che le posizioni di Scholz, insomma, bisogna tenere conto delle posizioni da iperfalco del ministro delle finanze tedesco Lindner. Vedremo poi, insomma, è un discorso di là da venire. Insomma, Giorgia Meloni, comunque avete visto, si è detta soddisfatta di questo incontro. Poi c'è tutta un'altra parte di cui parleremo, che riguarda un nuovo scontro in qualche modo tra i giudici e il governo sul PNRR. Perché? Perché ieri il presidente dell'anticorruzione Busia, no, presentando la relazione annuale in Parlamento, insomma, ha detto il PNRR intanto va ridiscusso, e poi ha detto occorre massima trasparenza e controllo ovviamente dei progetti, dice, anche per evitare gli appetiti della criminalità.
ha diciamo affondato anche sul nuovo codice degli appalti, ci sono troppe deroghe, ha detto Busia, insomma troppe scorciatoie, e poi ha bocciato il ponte sullo stretto, ha detto il ponte sullo stretto presenta troppi rischi per quella che è la parte pubblica, la responsabilità pubblica. Salvini ha già replicato, lo vedremo. Con noi oggi ci sono Roberto Arditti, che saluto e ringrazio, buongiorno. Bentornato. Saluto per la maggioranza l'onorevole Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, bentornata. Buongiorno. Per l'opposizione c'è con noi la senatrice Raffaella Paita, capogruppo di Italia buongiorno. Viva e Azione, buongiorno. Saluto l'onorevole Clemente Mastella di Noi di Centro, sindaco di Benevento, bentornato Mastella. Buongiorno a voi. E poi abbiamo con noi Lando Maria Sileoni, che è il segretario generale della FABI, dei bancari della FABI, che peraltro proprio stamattina ha portato dei numeri molto interessanti e anche preoccupanti per alcuni versi che riguardano il risparmio degli italiani. Ne parleremo. Roberto, tu hai capito qualcosa in più, diciamo, di questo accordo europeo? Dice Piantedosi è solo un primo passo. Allora, Piantedosi, in una interessante e anche secondo me intellettualmente molto onesta intervista col Corriere della Sera di oggi, sì, ripete più di una volta la parola compromesso, sì, che è una parola che in Italia negli ultimi anni nel nostro dibattito abbiamo maltrattato, e siamo proprio stupidi a voler essere gentili, perché invece la parola compromesso nei tavoli complessi come quelli europei è una parola virtuosa, perché bisogna mettersi d'accordo tra nazioni che hanno interessi diversi, idee diverse. Mi sembra interessante che si giunga a una sorta di accordo intorno a un principio di solidarietà obbligatoria, il che vuol dire che è passato... Che non sono i rimpatri obbligatori, che è altra cosa, no? Obbligatori, che rimpatri... No, i rimpatri, la ricollocazione obbligatoria, la redistribuzione, ecco, obbligatoria. La differenza che tu fai rende molto ben evidente che... Diciamo, solidarietà obbligatoria è allo stato attuale il massimo del compromesso virtuoso cui si può giungere. Però solidarietà è per giunta obbligatoria, non è proprio niente. Secondo punto, lo abbiamo sentito nelle parole di Piantedosi, ed è secondo me il più importante di tutti. Non si tratta di creare un meccanismo o prendi alcuni dei migranti o mi dai dei soldi, stato su stato, ma di metterli in un fondo europeo che poi lo usa per aiutare chi ha più emergenze. Allora, in questo modo, come già è successo dai vaccini alle vicende dell'invasione russa dell'Ucraina, si fa, e io ne sono molto felice, si rafforza un'idea di Europa in grado di intervenire sulle situazioni di crisi. Il fondo europeo, che figlio della solidarietà obbligatoria, è un passo avanti dell'Europa. Ora lo dobbiamo attuare, però, perché infatti, e ho finito, Piantedosi nella dichiarazione che abbiamo sentito dice istituendo fondo. Sì, sì, quindi istituendo. Adesso bisogna vigilare che quello che è stato buono per la conferenza stampa diventi realtà. Credo che adesso poi il passo successivo è l'Europarlamento dovrà affrontare la questione. Un fatto tanto concreto, per capirci, è un fatto concreto questo del fondo. Allora ci arriviamo, devo andare in pubblicità, è tardissimo, riparto tra poco, così sentiamo tutti su questa questione che insomma è rilevante, non va derubricata dopo tanto tempo che l'Europa trova appunto il compromesso di cui parlava Roberto Arditti. A tra poco. Allora, voglio andare da Silvia Sardone, però prima vi facciamo vedere un tweet, credo, del portavoce di Orban. Lo possiamo vedere stamattina. Orban, il premier ovviamente ungherese, ha detto l'Unione Europea abusa, Bruxelles sta abusando del suo potere, vogliono ricollocare i migranti in Ungheria con la forza, questo è inaccettabile, vogliono trasformare con la forza l'Ungheria in un paese di migranti. Ricordando ancora una volta che l'Ungheria ha votato contro,
E poi voglio ricordare che appunto domenica Giorgia Meloni, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, torna in Tunisia, questa volta con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e anche con il Premier olandese Rutte. Insomma, tanto per capire quanto è strategica l'Olanda. Peraltro c'è appesa la questione delle risorse del Fondo Monetario Internazionale, che insomma servono molto alla Tunisia perché ha una situazione economica, diciamo usando un eufemismo, precaria. C'è il presidente tunisino che ha continuato a dire non voglio i diktat dal Fondo Monetario, ma insomma ieri Meloni col cancelliere Scholz anche di questo hanno parlato. Silvia Sardone, se fossimo completamente a digiuno della questione migranti, lei ci dice in poche linee che cosa prevede questo accordo di ieri? Allora, diciamo che rispetto a quello che è avvenuto in questi anni, l'Europa è stata un po' sorda alle sollecitazioni dell'Italia, vediamo la mancata redistribuzione dei migranti, mai una rotazione dei porti, il governo ha cercato un accordo e quindi ha lavorato, come si diceva prima anche in studio, per trovare un compromesso che comunque non è risolutivo. Serve un'Europa, come ha detto anche il Premier tedesco, che lavori di più sui rimpatri, anche diciamo con accordi nel Nord Africa. Noi da sempre chiediamo di fare hotspot proprio nei paesi del Nord Africa. Ovviamente speriamo anche che il vento cambi in Europa. Al Parlamento anni fa si invitava Carola Rackete, ora si parla di rigore, di contrasto all'immigrazione clandestina. Insomma, rimaniamo cauti, l'Europa ci ha spesso deluso, ma stiamo lavorando affinché questo non avvenga. Anche che quando si è iniziato a parlare di dare magari dei soldi all'Italia, l'Italia ha detto di no, perché non è che ci danno i soldi per tenerci gli immigrati, noi non ce la facciamo, quindi noi non vogliamo diventare il campo profughi d'Europa. Abbiamo invece detto che quei soldi sono utili per essere investiti, utilizzati proprio nei paesi del Nord Africa e in Africa per degli accordi di contrasto all'immigrazione irregolare. Noi sulla redistribuzione abbiamo sempre puntato, lavorare con accordi in Nord Africa, con degli spot è sempre stato il nostro obiettivo. Poi vedremo dal punto di vista pratico, cioè sicuramente dovremo vigilare su questo accordo affinché si vada oltre la conferenza stampa e il comunicato stampa che è stato fatto. Sì. Insomma, adesso sono state gettate le basi di questo compromesso, come giustamente veniva sottolineato, adesso bisogna seguirne tutti i passaggi successivi. Senatrice Paita, che pensa? È un primo passo, appunto, o no? I contenuti li vedremo, ci sono ancora dei lati del tutto opachi, nel senso che non si comprendono bene i meccanismi anche diciamo di rimpatrio che sono stati in qualche modo ipotizzati. Però prendiamo atto di alcuni dati politici, perché a questo diciamo voglio stare. Il primo dato politico è quello che, siccome il nostro paese, da quando c'è questo governo, ha avuto una quantità di presenze, di arrivi di immigrazione altissimo, il più alto diciamo così degli ultimissimi tempi, che ne dicano diciamo le forze della maggioranza, 53.000 mi pare sia il dato diciamo aggiornato all'8 di questo mese. È chiaro che questo governo è venuto a miti consigli ed è venuto a miti consigli nel cercare un rapporto, per usare una parola nobile, un compromesso con i paesi che sono in grado, diciamo così, di farla questa strategia, e quindi ha abbandonato l'asse di Visegrad, che infatti oggi reagisce con la veemenza e con i toni citati appunto da lei, Pancani, per diciamo costruire un'operazione di mediazione, il cui esito è ancora tutto da vedere e da valutare, ma che sicuramente dal punto di vista politico definisce un cambio diciamo totale di impostazione, un bagno di realismo delle forze della maggioranza, di cui ovviamente apprezzeremo e vedremo i risultati concreti per il nostro paese, ma che sicuramente dal punto di vista politico segnano un discrimine. Approfitto adesso per vado all'Anna Maria Seloni per chiedere a Clemente Mastella una sua riflessione proprio su questo, perché l'altro giorno proprio l'ex premier Giuliano Amato, no, rivolgendosi a
Giorgia Meloni diceva devi mollare Orban. Ma Stella, che segnale è questo voto di ieri sui migranti? Ma innanzitutto mi consente di dire che, essendo stato messo sotto scacco e quasi sfiduciato rispetto all'opinione pubblica il ministro Piantedosi, questa è una forma di rivalsa di questo che è stato definito da voi un compromesso. Essendo io abituato a grammatica del passato, direi quasi un compromesso storico. Cioè, nel senso che i cambiamenti sono in atto indubbiamente anche da parte del governo italiano, ma diciamo la verità, anche da parte degli altri governi. L'Europa nasce sul compromesso, la politica è compromesso, e devo anche dire che tutto questo è stato anche agevolato, diciamo la verità, da parte del ministro Piantedosi, che ha svolto un ottimo lavoro, anche dall'incontro di Mattarella con Macron, molto importante, perché non c'è stato l'elemento, diciamo, di un po' di cattiveria verso cui si spingeva precedentemente la Francia, lo stesso incontro ieri di Scholz con la Meloni. Tutto questo ha contribuito a un clima di distensione. Poi, dopodiché, la mia opinione, insomma, che se la Meloni avanza nell'idea del Partito Conservatore italiano e anche rispetto alla presenza in Europa del Partito Conservatore di cui lei è protagonista principale, beh, evidentemente, insomma, l'Italia non avrà quella forma di repulsione preventiva o pregiudiziale che si è verificata negli ultimi tempi rispetto al governo che è arrivato. Quindi si tratta di conciliare queste vicende e queste situazioni. Siamo all'inizio, come ha detto giustamente il ministro Piantedosi, un percorso, è ovvio, è tutto da valutare, da controllare, da verificare, però prima questo non c'era. Il cambiamento viene da parte nostra, tant'è vero che il ministro Piantedosi, nell'intervista che ha fatto oggi al Corriere della Sera, ha detto anche ci hanno aiutato e sono stati sulla nostra linea anche i paesi del nord, cosa che prima non si era mai verificata. Sì, sì, sì. Quindi il cambio non è soltanto del governo italiano, ma anche degli altri governi, questo ha tenuto conto. Allora, poi le faccio un'altra domanda, voglio sentire su questo Lando Maria Sironi, poi con Lando Maria Sironi dobbiamo parlare di alcune questioni che riguardano la nostra economia e il nostro risparmio, che sono molto importanti. Sì, allora, il cambio di impostazione, come diceva molto bene la senatrice Paida, c'è stata, e condivido anche quello che ha detto Arditti prima, nel senso che la concretezza della gestione Piantedosi rispetto anche al passato, ma rispetto anche ai ministri precedenti che si sono occupati dell'argomento, sta nel fatto che c'è una proposta concreta del fondo. È chiaro, il fondo bisogna riempirlo di regole e soprattutto di contenuti. Il problema del compromesso, ecco, anche lì bisogna vedere questo compromesso come si esprimerà, come si tradurrà nei termini. Quindi il compromesso ha un senso, ha un valore politico se c'è un equilibrio interno. I cinque punti che il ministro Piantedosi, in maniera molto concreta, sono cinque, ha evidenziato ieri, sono esattamente accelerare i rimpatri, frenare i flussi dei barconi, svuotare gli hotspot a cominciare da Lampedusa e da Pantelleria, negoziare con tutti i governi del Nord Africa, e certo, questo è un altro punto importante. E gli ultimi due punti sono secondo me più importanti, cioè le politiche migratorie devono essere di lungo termine, quindi non può essere tutto indirizzato nel breve e nel medio termine. Volevo dire. E nell'ultimo punto, ecco, bisogna avere una visione lungimirante con l'Unione Europea, che significa trovare degli accordi con buona parte dell'Unione Europea, perché l'Italia isolata su questo argomento c'è solo da perdere. Allora, voglio riprendere, adesso veniamo alle questioni economiche. Voglio sentire da Mastella una sua battuta a questo tweet che è appena arrivato di Beppe Grillo, no? Che era stato abbastanza silente in tutto questo periodo, l'altro giorno era a Roma. Beppe Grillo scrive: sono bastati 8 mesi di governo per far cadere la maschera di quelli che dicevano di essere pronti. Chi abbia seguito i vari telegiornali avrà rilevato che la Premier si è rimangiata tutte le promesse. Questo è il suo tweet, che rimanda poi a un post, diciamo, più lungo sul blog di Grillo. È così? Ma detto da Grillo, che insomma era arrivato a ritenere il Parlamento una scatoletta da svuotare, dopodiché invece le conclusioni sono state in maniera molto molto difforme, francamente mi pare una morale non morale, ma Grillo è abituato a questo, ai vaffadei di cui ero protagonista da parte sua, così come molti altri. E Grillo fa il suo mestiere, tenta di reinserirsi nel gioco da cui era stato escluso completamente, nel senso che oggi conta pochissimo
è più interessato forse a fare una sorta di intesa sul piano del guadagno da parte del gruppo per quello che gli dà come consulenza, di quando non sia l'ispiratore di una linea di governo, perlomeno pare questo, però lui fa il suo mestiere e gli altri fanno il loro mestiere, quindi fa il mestiere dell'opposizione e dall'opposizione è ovvio che uno rileva alcune cose o tenta di rilevare alcune cose, siano giuste o sbagliate, francamente mi pare di no. Vede, io non sono uno di destra, sono inguaribilmente di centro, però diciamo chiunque aspettava al varco la Meloni, diverso da alcuni filamenti che ancora restano e residono all'interno del suo movimento, però in realtà è stato un po' deluso dal suo punto di vista, perché immaginava una guerra oltranza dell'Europa rispetto a lei, la non inserimento, i ritardi, e spero che siano diciamo evitati per quanto riguarda, soprattutto io che guardo al mio comune di Benevento, i ritardi del PNRR, e di definire una linea di condotta e su una linea di condotta uguale. Vede, sul PNR, se vorrei dire, c'è anche la Paita che fa opposizione, ma a volte intelligentemente loro non contrastano tutte quante le azioni di governo. Ma è questo, il PNR è stato dato all'Italia, non è stato dato a un governo come tale. A me piacerebbe molto che tutte le forze parlamentari, maggioranza e di opposizione, collaborassero per dire che cosa fare e come evitare eventualmente alcune cose, che non è stato dato al governo prima di Conte, poi al governo successivo di Draghi, oggi al governo Meloni. No, è stato dato all'Italia per le difficoltà che aveva l'Italia, che ha avuto l'Italia in virtù del Covid. Questa generosità esplosa da parte dell'Europa, per la prima volta sentenziando un'idea meno matrigna dell'Europa, in virtù di questo. Allora, tentiamo di far valere, come dicono gli anglosassi, il bene comune, il bene del nostro paese. Questo riguarda sia la maggioranza che l'opposizione. No, questo mi piacerebbe molto, però allora, purtroppo vedo cose un po', diciamo, labirintiche. Non so se questa sua riflessione, diciamo, una riflessione da scriversi a chi è di centro e moderati, lo dico ovviamente con ironia, credo che resti una pia illusione, perché oggi vedere maggioranza e opposizione come si stanno diciamo dividendo anche sul PNRR, insomma, è sotto gli occhi di tutti. A proposito di questo, le posso dire, sì, io che esperienza antica, anche col PC noi eravamo in contrasto forte. Ma in un momento che era particolare e delicato, quello fu il terrorismo, trovammo un motivo comune. Non c'è dubbio. Questo era il bene del nostro paese, salvammo l'Italia in quella circostanza. La stessa cosa, qua non è soltanto la messa in opera, diciamo, di alcuni investimenti. No, e questo riguarda quello che toccherà l'Italia nei prossimi 10-15 anni. Io penso al mio sud e penso che laddove non ci sia l'esecuzione intelligente, seria, capace, il PNR nella qualità degli investimenti, noi arrancheremo ancora vita natural durante. Sì, invece dovremo esprimerci in maniera diversa. Quindi io chiedo il contributo, maggioranza e opposizione, date una mano soprattutto ai sindaci, che sono quelli che l'avamposto nelle realtà locali per disciplinare questo tipo di investimenti. Questo è quello che si chiede. Adesso quello che chiediamo, intelligenza, oserei dire patriottica, diciamo così, o magari unitaria. Adesso poi lo chiediamo ai nostri parlamentari, anzi alle nostre parlamentari. Intanto vi faccio sentire ieri cosa ha detto il presidente dell'anticorruzione e che cosa ha detto il presidente della Corte dei Conti. Sentiamoli. La deroga non deve e non può diventare regola senza smarrire il suo significato e senza aprire rischi ulteriori. Nel tempo in cui, grazie all'impiego delle piattaforme di approvvigionamento digitale e all'uso di procedure automatizzate, è possibile ottenere rilevantissime semplificazioni e notevoli risparmi di tempo, accrescendo anche la trasparenza, la concorrenza, sorprende che, per velocizzare le procedure, si ricorra a scorciatoie certamente meno efficienti e foriere di rischi. Tra queste, l'innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti, specie per i servizi e forniture, l'eliminazione di avvisi e bandi per i lavori fino a 5 milioni di euro. E purtroppo, sempre più spesso, notiamo uno squilibrio nel rapporto tra il concedente pubblico e la parte privata a danno del pubblico, sul quale finisce per essere trasferita la maggior parte dei rischi. Notazioni analoghe sono state svolte con riferimento al recente decreto legge che, sulla base di un progetto elaborato oltre 10 anni fa, ha riavviato l'iter di realizzazione del ponte sullo stretto tra Sicilia e Calabria. I cittadini chiedono trasparenza sui costi delle opere, sui tempi e sulle modalità della loro realizzazione.
A tali legittime attese la Corte dei Conti risponde con un sistema di controlli posti a garanzia della corretta, responsabile e sana gestione del pubblico denaro, della tempestività e della qualità dei risultati conseguiti con criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Sistema questo che non può prescindere da un altrettanto efficiente controllo giurisdizionale a tutela della sana e corretta gestione delle finanze pubbliche nazionali e unionali. Allora, vediamo, ce la facciamo. Il linguaggio ovviamente è quello di due tecnici. Insomma, Busia, lo abbiamo detto all'inizio, boccia il ponte sullo stretto, fa dei rilievi, insomma, non da poco sul nuovo codice degli appalti e sul PNRR, dice sì, va ridiscusso, ma i controlli e la trasparenza sono, diciamo, la precondizione. E boccia anche le deroghe. E boccia anche qualunque criterio, qualunque pensiero legato a deroghe. Sì. A deroghe, esattamente. E quello è il passaggio principale. E sul diciamo, e questa è una parte. Il Presidente della Corte dei Conti, nonostante sia passato l'altro giorno il decreto sulla pubblica amministrazione, che come sapete contiene la famosa stretta del governo, no, al controllo concomitante della Corte dei Conti, dice noi continueremo a esercitare questo controllo. Roberto, ma che cos'è? È un cortocircuito? Che sta succedendo? Peraltro Salvini, piccato, ieri ha già risposto a Busia, ha detto no, non è rilevante quello che dice... Io capisco il senso e l'importanza dei controlli sulle scelte amministrative e sulle procedure, però sono abbastanza perplesso nell'ascoltare i ragionamenti che abbiamo sentito, essenzialmente per un motivo. L'altra parte, cioè gli interlocutori di queste sacrosante istituzioni di controllo, che peraltro, penso alla Corte dei Conti, hanno anche rilievo costituzionale. Certo. Quindi non è neanche il caso qua di stare a dire ne abbiamo grande bisogno e infatti lavorano con grande. Ma la loro controparte è fatta di soggetti istituzionali. Ora, noi qui abbiamo un sindaco come Clemente Mastella. I sindaci sono chiamati con le loro amministrazioni e i loro uffici tecnici a prendere decisioni, a assegnare affidamenti tutti i giorni. Non è che lo fanno in nome e per conto di una associazione segreta o di un'impresa privata. Lo fanno come istituzione della Repubblica Italiana, ognuno per le sue competenze. Sì. Quindi quello che io fatico ad accettare nella logica dei discorsi che abbiamo sentito è vedere i vertici di autorità di controllo partire dal presupposto che i soggetti che loro controllano, come è giusto che sia, sono anch'essi istituzioni e sono anche loro, comuni, regioni, stazioni appaltanti di ogni genere, indirizzati, salvo eccezioni e reati che vanno perseguiti, al bene comune, esattamente come la Corte dei Conti e l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Non siamo di fronte a una dinamica di guardie e ladri. E non può essere raccontata così, perché il comune X, in questo caso abbiamo il sindaco di Benevento sì, quando decide lo fa come istituzione, ed è un'istituzione, il comune di Benevento, come la Corte dei Conti. Altrimenti, oggi guidata da Mastella, domani da un altro appunto, sindaco. Certo. Quindi questa idea che c'è una contrapposizione buoni e cattivi. Anche domani sempre da Mastella. Questa contrapposizione buoni e cattivi, io la trovo abbastanza inaccettabile. Sì, ma la facciamo così, non è pubblicità, però voglio sentire dalla senatrice Mattei, perché voi non siete sfavorevoli, per esempio, non siete stati sfavorevoli alla stretta del governo, no? Ma no, noi innanzitutto rispondo anche a Mastella, che ci ha dato atto di essere un'opposizione ragionevole. Sì. Noi tifiamo per il Paese, quindi se il PNRR viene speso è un risultato per tutti, per tutta l'Italia, per gli italiani, per i comuni, per tutte le persone che hanno bisogno di interventi infrastrutturali, opere di varia natura. Contestiamo a questo governo il fatto di avere perso 7 mesi di tempo perché hanno aperto un dossier troppo in ritardo e secondo me non sanno nemmeno che pesci prendere. Nel senso che una strategia di sostituzione dei progetti che non partono in realtà ad oggi il 31 agosto non c'è, lo scopriremo, però gioco forza, esatto. No? Quello è il termine ultimo. E tuttavia, lo dico diciamo anche rivolgendomi alle altre opposizioni, gridare all'assalto alla democrazia ogni volta che c'è un tentativo di semplificazione è un errore di credibilità, è un errore di, come dire, anche che evidenzia il fatto che molte di queste persone che gridano, diciamo, a questi pericoli non hanno mai amministrato un giorno nulla, sì,
Questa è la verità, perché chiunque, io sono stata amministratrice per tanti anni, Mastella lo è stato, lo è ancora, abbia avuto a che fare con procedure burocratiche, sa perfettamente che c'è bisogno di un alleggerimento. Il controllo concomitante di per sé non è neppure un principio sbagliato. Il problema è che se poi tu non hai il personale per poterlo fare, la capacità, come dire, di essere davvero d'aiuto a quelle amministrazioni, finisce per essere l'ennesimo controllo che si va a sommare agli altri controlli sacrosanti. Nessuno dice che devono essere in qualche modo ridotte l'efficacia, diciamo, di andare a verificare se ci sono degli abusi, però questo non può significare il fatto di blindare tutto, bloccare tutto e alla fine non consentire a un paese di modernizzarsi, a un'amministrazione di realizzare i propri obiettivi anche nei confronti di un rapporto fiduciario nei confronti degli elettori. Allora, mi devo fermare, ripartiamo poi chiudendo questo capitolo e poi, caro signori, qua bisogna parlare di dati di ogni tipo che riguardano l'economia italiana. Peraltro, lo dico perché è appena arrivato, l'Istat dà un dato non positivo, e cioè per l'industria, la produzione industriale, c'è una caduta record da luglio del 2020. Calo della produzione del 7,2%, è il maggiore da quasi 3 anni. Questo non è un buon segnale, mettiamola così. A tra poco. Allora faccio un 1-2. Silvia Sardone, Busia e Carlino nel mirino del governo? Ma guardate, allora, noi stiamo lavorando per accelerare e per in generale lavorare con pragmatismo, diciamo. Mi sembrano delle inutili polemiche in questo momento. C'è un'interlocuzione in Europa per dirottare alcuni fondi su cui, insomma, diciamo, ci sono delle criticità. Anche Gentiloni, che diciamo di sicuro non è proprio dalla nostra parte politica, ha detto che siamo sulla buona strada e che andrà trovato anche lì il compromesso. Poi, allora, sul presidente dell'ANA, che io ricordo sommessamente che, e lo dico anche perché abbiamo un sindaco collegato, che sul nuovo codice delle appalti lui ha affermato che i sindaci avrebbero poi dato gli appalti ai loro cugini, cioè... Non mi sembra, insomma, che sia, come posso dire, terzo e imparziale nel criticare o nel giudicare i provvedimenti di questo governo, quindi non è nuovo a queste uscite. Mi permetto anche sempre sommessamente di ricordare che il Ponte Morandi con questa logica non l'avremmo mai realizzato, quindi secondo me è importante ovviamente vigilare affinché tutte le opere vengano realizzate in piena correttezza e quant'altro, ma quando il controllo diventa burocrazia inutile che rallenta opere importanti, allora secondo me non è utile per il Paese. Questa presunzione per la quale ogni volta che c'è un'opera pubblica ci deve essere qualcosa sotto non mi piace. Ultima cosa, e poi concludo il mio ragionamento, per quanto riguarda invece in generale il ponte sullo stretto, dicendo sempre che non è un'opera importante e quant'altro, io trovo invece che sia un'opera importante per il nostro paese, un'opera della quale, insomma, si è parlato per anni e che non è mai stata realizzata e quindi potrebbe essere un buon volano per l'Italia. Non capisco perché ogni volta bisogna trovare delle scuse per non realizzare opere importanti, come se il solo pensiero di poterla realizzare potesse nascondere degli interessi loschi di chissà quale tipo, insomma. Chiarissimo. Silone e poi Mastella, che credo debba andare via, quindi... No, ma io approfitto anch'io della presenza del sindaco Mastella per sottolineare quello che... Mastella è centrista e centrale, perché tutti lo richiamate. Per sottolineare un problema... No, ho soltanto un po' di esperienza per la mia età. Sì, adesso arrivo. Sì, no, io le vorrei chiedere questo. Allora, il problema dei finanziamenti del PNRR... Chiaramente se sparpagliamo e buttiamo i soldi dalla finestra per opere di secondo piano non facciamo il bene dell'Italia. Dobbiamo far ripartire i cantieri, le grandi opere pubbliche, le cose che ci siamo detti in privato e nelle trasmissioni miliardi di volte. Qui il problema è un altro. Io l'ho sollevato più volte, ma vedo che probabilmente perché lo spiego male io non riceve
quel consenso che, e quell'attenzione che credo in qualche modo l'argomento dovrebbe avere. Beh, allora glielo sottopongo a lei. Di fronte a finanziamenti che arriveranno dall'Europa così importanti e di fronte a delle normative e delle leggi che non chiariscono mai, mai, anzi mettono in difficoltà i rapporti fra comune e regioni, fra regioni e Stato centrale, come se ne esce? Perché di fronte a progetti che devono partire, e i controlli secondo me servono, visto i precedenti e gli scandali di una storia infinita in Italia, come si fa a mettere d'accordo il governatore della regione, dato che lei è campano, cito la sua regione, della regione Campania con il sindaco di Napoli, magari con lei, magari con gli enti locali. Io partecipando l'altro anno ad un convegno dove era presente anche Andrea Pancani, c'era un parlamentare di cui non faccio il nome, disse beh, va bene, ma a quel punto si può risolvere tutto con il commissariamento. A parte che chi fa politica al commissariamento non dovrebbe neanche parlarne, che facciamo, commissariamo tutta l'Italia? Ecco, il punto principale, secondo il mio punto di vista, è questo, cioè arriveranno i fondi, bisogna stabilire con certezza le competenze e le... Aspetta, finisco un'altra cosa. E le autonomie. Sul ponte dello Stretto, che è un'opera pubblica che comunque dovrebbe terminare... E che non fa parte del PNRR, ma ha una scadenza del 2032 e costa circa 13,5 miliardi. Avrebbe un senso se noi ci trovassimo ad abitare, a vivere, che ne so, in Svezia, a Stoccolma, in Norvegia, dove hanno fatto dei ponti, come voi sapete, molto più impegnativi dal punto di vista architettonico. Non ci hanno messo 10 anni, ma ci hanno messo 3 anni. Lì c'è un altro problema grosso che io nelle trasmissioni televisive alle quali ho partecipato, ma neanche in altre trasmissioni televisive ne hanno fatto mai cenno. Lì c'è un problema a sinistra di 'ndrangheta e a destra di mafia. E ci sono delle aziende che gestiscono attualmente i passaggi e il trasporto dello stretto del ponte, che comunque non tutte sono trasparenti da questo punto di vista, mettiamola così. Come si concilia? Un motivo in più per fare il ponte. Ecco. E quindi? Un motivo in più per fare il ponte. Ma bisogna essere poi certi che la cosa funzioni. Mastella. Sì. Ma guardi, la vischiosità delle norme sono tali da far chiedere ai sindaci che ci sia un'applicazione molto più fluida, perché noi poi ne patiamo le conseguenze. Poi devo dire, sul piano dei controlli, pensi, io ho fatto un'intesa con la Guardia di Finanza, quindi ogni volta che si parla di controlli, la ragione, non so chi ha detto in trasmissione da voi, sembra sempre che noi politici siamo delle persone, diciamo, che rasentano, sono fuori della legalità. Cioè ci sono anche quelli tra di noi, però insomma, quest'idea che noi siamo ladri, che quando ci sono i soldi rubiamo, francamente insomma diventa inaccettabile. Il controllo è giusto, la verifica, il controllo, verifica, le griglie, per l'amor di Dio. Io per questo ho fatto l'intesa con la Guardia di Finanza, in modo da controllo chi sono quelli che verranno a gestire o a fare. E lo dice uno, la cui città è stata considerata dal Sole 24 Ore, siamo i primi in Italia per quanto riguarda il rapporto tra numero di abitanti e investimenti. Noi arriviamo quasi a 200 milioni nella mia città, cioè per dirle l'entità. E ovvio sono preoccupato anch'io, alcune cose le ho date direttamente ad esempio a Invitali perché le gestissero, perché non mi piace che faccia la gestione più diretta io, il mio comune, e poi non abbiamo manco le competenze. Noi ci siamo anche mossi in un modo particolare, ad esempio, facendo un intesa con la mia università, perché ad esempio una delle cose che non si considera, ed è stato sbagliato da parte del governo anche di prima, che mettere in piedi tutto un gruppo che aiutassero per il PNR i comuni, ma a tempo limitato, questa è una stupidata enorme, ma chi vuole che architetto e ingegnere viene per un tempo limitato a essere assunto presso le amministrazioni locali? Non ci verrà mai nessuno. O è a tempo indeterminato e forse c'è una valenza, altrimenti non c'è. Io ho supplito in questo, con la carenza organizzativa che ho come comuni, io e tanti altri, non solo al sud, oggi vedo anche questo accade in altre parti del paese, con intesa con la mia università di Benevento, con le due università di Benevento, pubblica e privata, e questo ha consentito di accedere a tanti investimenti che, come dire, avendo le competenze, certo. Ora è ovvio che io voglio dire anche alla Corte dei Conti e agli altri, noi non è che non vogliamo il controllo, ma perché non si può discutere anche prima per vedere? Se dobbiamo fare il controllo prima e dopo, e insomma, io non ho nessuno che firma, eppure io ho una gran paura.
Perché oggi abbiamo più la paura della Corte dei Conti che ti insegue, ti persegue, eccetera. Insomma, di cose sono incredibili. Allora, l'altro giorno ha citato il professor Cassese di una dirigente del Ministero dell'Economia che ha avuto sanzionato la Corte dei Conti 1.200.000.000, poveretta. Allora vorrei dire, queste cose vorrei scansarle anche per quanto mi riguarda. Allora, se invece è una leale collaborazione, essendo la Corte dei Conti un organo costituzionale, ma perché non si deve collaborare anche prima anziché dopo? Perché dopodiché uno scritto che fa ritardare non soltanto il mio comune, che uno si possa divertire contro Mastella, che è il sindaco un po' particolare, eccetera, di Benevento, e quindi come tale tendo di creargli difficoltà, ma queste sono difficoltà in tutta Italia, al paese Italia. Io vorrei che registrasse un'intesa, facciamo incontri tra regione, comuni, partecipazione alla Corte dei Conti, per vedere preliminarmente che cosa fare, non dopo, perché dopo rischiamo di perdere i fondi, non riusciamo a fare la rendicontazione. Chiaro, ma Mastella, la devo, evitare. La devo interrompere, quindi, sono in ritardissimo, ringrazio. Ma che avvenga anche prima. Ma è stato chiaro, è stato molto chiaro, credo. Ha spiegato bene anche da sindaco, da amministratore, cosa vuol dire tutto questo. Paolo, eccoci. Un minuto, ti prego. Allora, queste nuvole che arrivano dal Nord Africa stanno portando delle piogge al sud della Sardegna e poi c'è qualche pioggia al momento soltanto sul delta del Po. Lo schema del tempo tende a ricalcare quello consueto dell'instabilità pomeridiana. Vediamo in che modo. Per quanto riguarda oggi, vedete, qualche pioggia in Sardegna era prevista. I fenomeni più intensi, pochi fra centro e sud, quasi soltanto sull'Abruzzo, poi il nord-est, soprattutto il Veneto, con una zona con molti fenomeni, e il nord-ovest. Qualche pioggia sull'Emilia-Romagna. Giornata di domani. Il punto critico è di nuovo l'Emilia-Romagna, perché come vedete sono previsti fenomeni anche intensi e non isolatissimi, quindi c'è una situazione di nuovo abbastanza critica. Isolati i fenomeni sul resto del nord, si ripresentano fra centro e parte del sud sempre nel pomeriggio e soprattutto sulle zone interne. Domenica abbiamo questo passaggio, diciamo, si attenuano i fenomeni sull'Emilia-Romagna, per fortuna, però sono presenti sul Friuli Venezia Giulia, su tutta la fascia settentrionale, sul nord-ovest, sulla Liguria e in parte anche al sud. Quindi lo schema del tempo è sempre quello dei fenomeni nel pomeriggio, sulle isole non ci sono, se questo vi può interessare, e come al solito temperature più o meno stazionarie. Grazie anche per la grande sintesi. Subito in pubblicità, torniamo tra poco. Allora, vorrei aprire un capitolo mutui e risparmi, però so che la senatrice Paita voleva aggiungere qualcosa sulla questione PNRR e dintorni. E altro sul ponte, sullo stretto, perché chi parla è espressione di una forza politica, Italia Viva, che è sempre stata per il ponte sullo stretto. Sì, favorevole. Non come Salvini, perché i video di Salvini contro il ponte sullo stretto ce li ricordiamo molto bene e ci fa piacere che abbia cambiato idea, perché noi quando, diciamo, Salvini cambia idea, succede, diciamo, molto spesso, siamo sempre contenti se ovviamente vira nella direzione giusta, nell'interesse del Paese. Mi colpiscono le argomentazioni utilizzate contro il ponte sullo stretto, non perché io non sappia che ci potrebbe essere un progetto migliore, quella più campate, non perché io non pensi che forse ripartire da capo avrebbe consentito, diciamo, anche dei miglioramenti, però bisogna essere realistici. Se oggi noi ripartissimo da capo sul tema del ponte, probabilmente non lo realizzeremo mai. E fare il ponte significa dare una prospettiva di rilancio al sud, agganciarsi all'Europa, perché quello è un corridoio europeo, e dare anche una prospettiva di rilancio all'alta velocità sia sul versante della Calabria che sul versante della Sicilia. Tutto questo per dire che cosa? Che il PNRR al fondo serve anche a questo tipo di prospettive. Solo che per rilanciarlo io temo che non basterà prendere del tempo come sta facendo il governo senza capire bene in che direzione voler andare. Ci sono delle cose che possono partire, per esempio i temi energetici, bisogna coinvolgere un po' di privato, può ripartire Industria 4.0 e soprattutto, fatemi dire,
deve essere messa una quota rilevantissima di risorse sul tema del dissesto idrogeologico, sul tema della che sicurezza è la del territorio, italiana, sì. Ripristinando da subito Italia Sicura, che è stato l'unico strumento che ha consentito... Di renziana memoria. Di renziana memoria, che però io non lo dico solo perché sono affezionata a, diciamo, il lavoro fatto dal governo Renzi, ma anche perché ha risolto dei problemi enormi in alcune città. Per esempio Genova è stata una città che non soltanto si è rialzata sul tema del ponte di Genova, ma anche per la messa in sicurezza del Bisagno, tutto grazie agli interventi di Italia Sicura. Allora, quindi facciamolo. Posso, Silvia Sardone, se mi promette che mi fa un tweet, le do la parola, se no devo andare da Sileoni. Che difficoltà, va bene, ci provo. Beh, diciamo che sentir parlare chi ha governato il paese per qualche anno, insomma, in questi termini mi fa sorridere. Quello che è successo purtroppo in Emilia Romagna ha diversi colpevoli, e tra quei colpevoli, ahimè, c'è anche chi oggi guida il Partito Democratico, che era vicepresidente della regione proprio con le deleghe che sarebbero dovute servire per tutelare quella regione. Detto questo, ovviamente il dissesto idrogeologico è un tema importantissimo per il quale questo governo sta lavorando, sul quale questo governo sta lavorando e insomma sul quale dobbiamo mettere moltissime energie. Sartone, gli unici colpevoli siete voi, che avete cancellato insieme al governo Conte la struttura tecnica di missione Italia Sicura. Prima si parlava dei ponti nel nord Europa che vengono realizzati in tempi rapidi. Beh, magari diciamo che la burocrazia del nord Europa non è esattamente la nostra, e che comunque il ponte sullo stretto serverebbe proprio, guardate un po', per il collegamento tra le diverse parti dell'Europa. Sì, diversi corridoi. L'Unione Europea lo vede bene, la vede bene come opera, anche perché era prevista nei diversi corridoi. Quindi speriamo invece che si riesca a realizzare in tempi brevi, e io sono convinta che poi i fatti smentiranno tutte le ipotesi di criticità. Verrà fuori un ponte bello, utile, senza insomma interessi sottesi, e che servirà per il rilancio del nostro paese. Grazie, grazie. Allora, Lando Maria Sileoni, oggi avete presentato questo studio, emergono due cose, no? Intanto, con l'inflazione dei tassi, meno 61 miliardi sui conti correnti degli italiani. Facciamo vedere, abbiamo anche un cartello su questo vostro studio. Allora, nel 2021 sono stati prelevati dai conti correnti degli italiani 61 miliardi. E questi 61 miliardi vengono prelevati analiticamente da imprese e famiglie. Le famiglie per far fronte al caro prezzi, le imprese perché preferiscono autofinanziarsi anziché rivolgersi alle banche dove ci sono tassi alti. Quindi, scusi, se ho capito bene, si erode il risparmio degli italiani, questa è la verità. Poi, negli ultimi mesi, diciamo negli ultimi tre mesi, sono spariti, tra virgolette, altri 50 miliardi. Quindi c'è un trend negativo da questo punto di vista che dovrebbe risultare come un campanello d'allarme forte per la nostra economia, al di là del fatto che i dati ci danno rispetto all'economia degli altri paesi in vantaggio, no? In vantaggio. Ecco, le famiglie soffrono, le imprese si rivolgono meno alle banche perché pagano troppi interessi. Sappiamo che l'inflazione è intorno al 7,2%, sappiamo che il costo del denaro è intorno al 3,75% con la probabile aumento dello 0,25% il 15 giugno, adesso, da parte della BCE. La BCE dice sempre che è l'ultima volta che aumenta. E non poi sarà l'ultima volta. E non sarà appunto l'ultima volta. L'altro problema principale, che più volte abbiamo rappresentato anche qui da lei, è che è paradossale, questo avviene solo in Italia, non avviene nei settori bancari in Europa, che a fronte di tassi molto impegnativi pagati da famiglie, imprese o da singoli individui quando chiedono prestiti, i tassi che vengono riconosciuti sui conti correnti in attivo sono pari quasi allo zero. Questa è una situazione che il governo dovrebbe prendere di petto, quindi dovrebbe... E come fa a prendere di petto? Che convoca l'ABI, l'Associazione dei banchieri italiani, parla con i banchieri più importanti, sì, no? Ad esempio Intesa con Messina su PNR recentemente ha fatto un'affermazione molto importante, perché
perché si è prestato nel dire siamo noi che possiamo anticipare i soldi alle aziende appaltatrici possiamo anche aiutare i comuni che hanno problemi di cassa di liquidità. Quindi se vengono coinvolte, sensibilizzate, i gruppi bancari più importanti rispondono. Ma se non vengono sensibilizzati, ogni banca va per conto proprio. Quindi sul tema dei tassi attivi, dove si stanno muovendo, si è mossa la Lagarde, adesso lasciamo perdere che siamo stati noi i primi a dirlo in Italia, i primi, qui da lei, e mesi fa. Poi si è mosso il ministro Giorgetti. Insomma, c'è un dibattito non solo a parole, ma che dovrà per forza trasformarsi in fatti concreti. È assurdo che a fronte di tassi pagati alti da parte di aziende, di famiglie, di singoli individui, non ci sia un corrispettivo attivo sui tanti conti correnti, sui tanti soldi depositati. Non c'è dubbio. Roberto, peraltro è stato un successo clamoroso il BTP Valore. Oggi si chiude il collocamento, siamo già a 17 miliardi. 17,1 miliardi. Gli italiani... Dunque, i dati... Comprano il proprio debito pubblico, I dati, Fabio, che abbiamo visto sono molto interessanti, sono, diciamo, quelli relativi ai conti correnti. E quindi dentro quei numeri non ci sono anche gli investimenti in titoli o altro, giusto? No, perché sono allora i 17 miliardi, i 17 miliardi di BTP Valori vengono adesso, questi sono dati precedenti. Esatto. Precedenti. Quel dato è anche in parte comprensibile, intanto per fare fronte a un tema che l'inflazione, sappiamo, rosicchia una parte del capitale familiare. Certo. E poi anche al fatto che lunghi anni di tassi di interesse prossimi allo zero avevano anche un po' abituato gli italiani all'idea che lasciare i soldi sul conto corrente o comprare un titolo che tanto rende quasi niente, come il conto corrente, tanto vale lasciarli lì. Nel momento in cui invece altre forme di investimento cominciano a tenere conto dell'aumento dei tassi di interesse, ecco che il rendimento sul conto corrente è diventato il meno vantaggioso. Certo. E quindi chi ne ha la capacità, diciamo così, di cogliere questo elemento, reagisce. È importante quello che diceva adesso Sileoni sul fatto che diciamo così, il cittadino va difeso, perché se tu vedi aumentare il prezzo del gas e vedi aumentare la bolletta, ma quando il prezzo del gas diminuisce... Non diminuisce la bolletta. È lo stesso discorso, o diminuisce dei molto poco sul conto corrente. Sì. Poi, come sempre in economia, i tempi sono un po' dilatati. Sì. Poi ci sono 7 milioni di lavoratrici e lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto. Da anni, e questo è un altro aspetto. Posso chiudere con due battute? Domani a Napoli, l'Assemblea d'Italia Viva, la stazione marittima, ha un anno circa dalle elezioni europee, questa è la verità. Rilanceremo una grande strategia per affrontare le elezioni europee insieme a tutti i riformisti, e Italia Viva come la casa naturale nella quale i riformisti italiani si troveranno dentro la famiglia europea di Renew Europe. Andrete con Azione alle elezioni europee? Abbiamo detto con chiarezza che per noi è stata incomprensibile la rottura di Carlo Calenda. Quindi se Carlo Calenda cambierà idea e darà una mano a costruire liste unitarie alle europee, ben venga. Il punto è che quella rottura non aveva ragioni, quindi deve essere in qualche modo sanata con un atto di responsabilità. Lunedì prossimo è il congresso della FABI? Noi abbiamo da lunedì 12 a venerdì 16 il congresso nazionale delle ergife di Roma, 1600 delegati presenti, abbiamo la presenza di tutti i banchieri del settore bancario italiano. Diteglielo di aumentare i tassi sui conti correnti. E glielo diremo anche in quell'occasione. Diteglielo. C'era il 4% di soglia per eleggere qualcuno al Parlamento europeo. Sì, hai fatto bene a ricordare questo. Sappiamo, ognuno andrà per conto proprio. Beh, sì, ma però proprio per questa soglia bisogna anche fare massa critica, mettiamola così. Mirta, buongiorno. Buongiorno, caro Andrea. Allora, ieri giornata importante sul fronte europeo, l'immigrazione, finalmente l'Europa batte un colpo. Secondo Piantedosi e la Meloni abbiamo finalmente superato il patto di Dublino. È un accordo sulla carta molto importante, la cosa dovremmo capire insieme è se è forma o sostanza. E questo è il grande tema, ma non solo, in politica molte polemiche. Il ponte sullo stretto, Busia che dice è
un regalo ai privati e Salvini che va su tutte le furie, nessuno ci fermerà. E ancora sul Gay Pride, grande polemica a Roma, Rocca da una parte, la comunità gay dall'altra, avremo con noi Giovanardi e Cecchi Paone per un confronto molto serrato. Poi passiamo a parlare delle donne, il lavoro delle donne e non solo. Ed infine arriva Lucio Caracciolo, perché proviamo a capire cosa sta davvero accadendo in Ucraina, cos'è questa controffensiva, che possibilità di questa vittoria tanto decantata abbiamo realmente. E invece, come ha scritto oggi Caracciolo, potremmo arrivare a un pareggio molto confuso. Ne parliamo fra pochissimo. Grazie. Silvia Sardone, c'è da segnalarci qualcosa? Faccio par condicio. No, era solo sui dati economici, perché sennò veniva fuori un paese un po' diverso da quello reale, insomma, cioè tutti quanti avevano previsto la catastrofe economica con questo governo, invece con la che non c'è stata, cresce, certo, l'occupazione aumenta, e hanno, tutti i dati ci dicono che l'Italia cresce meglio e di più di altri paesi d'Europa come la Francia e la Germania. E per quanto riguarda i tassi di interesse, dato che magari c'è qualche cittadino a casa che ci sta guardando, è verissimo che da un lato i piccoli risparmiatori hanno sottoscritto per esempio i BTP Valore, quindi hanno deciso di mettere risparmio lì, ma per chi invece ha dei mutui a tasso variabile, per i quali insomma si è alzata la rata perché con l'aumento dei tassi questa è stata la conseguenza, ecco, il governo ha lavorato reintroducendo la facoltà di rinegoziare i mutui con delle, diciamo, trasformandoli in tasso variabile, quindi trasformando da tasso fisso a tasso, sì, da tasso variabile a tasso fisso, in maniera tale che la rata sia conosciuta, conoscibile e quindi anche in qualche modo finanziabile da parte dei risparmiatori. Aiuti anche a chi compra casa e ha meno di 36 anni, quindi gli aiuti ci sono, ecco. E poi sì, l'economia del nostro paese non va così male come è stato descritto, anzi tutt'altro. No, va bene, allora questa è la precisazione. Poi sui mutui faremo una puntata intera, che insomma è un altro tema da affrontare. Beh, mutui, inflazione, rialzi dei tassi di interesse. Grazie a Silvia Sardone, grazie a Raffaella Maida, grazie a Lando Maria Sileoni, grazie a Roberto Arditti. Vi lascio a Mirta Merlino, noi ci vediamo domani, una puntata dedicata tutta a chi ha lasciato il Parlamento ma fa altro o fa tutt'altro. Ci vediamo domani.